Non desidero avere opinioni o commenti su questa storia. Ciò che è stato riguarda soltanto me e quell'uomo. Nessun altro. Chiunque avrebbe da dire qualcosa, motivi per criticarci, per giudicare me, probabilmente. Ma è troppo tardi ormai. Non siamo stati capaci di fermarci in tempo, di controllare le emozioni, di frenare le parole. Nessuno in quel momento, né storia né avventure. Ciò nonostante, non seppi resistere al richiamo di quelle labbra. Mi avvicinai e lo baciai. Fu un segnale, non ebbe bisogno di altro. Scostai le labbra dolcemente e lo guardai. Tentò di attrarmi nuovamente a sé, ma non volli. Lui mi guardò senza capire
E io non tentai di negare il piacere che provavo. Non qui, non così. Non desidero avere opinioni o commenti su questa storia. Ciò che è stato riguarda soltanto me e quell'uomo. Nessun altro. Chiunque avrebbe da dire qualcosa. Motivi per criticarci, per giudicare. Me, probabilmente. Ma è troppo tardi ormai. Non siamo stati capaci di fermarci in tempo, di controllare le emozioni, di fermare le parole. Immagino che dovrei sentirmi molto sola e affranta, ma è ancora presto. Mi truccavo per l'occasione e poi uscivamo, in cerca di avventure notturne, di trasgressioni in locali puri e senza insegni luminosa. Lui mi guardava in silenzio, sorridente, attendeva un mio gesto, qualunque decisione o anche niente. Io lo sapevo, che dipendeva da me. Per questo avevo accettato il suo invito, per mettermi alla prova. E perché non so rinunciare. Guardavo le sue belle labbra, perfettamente conscia del luogo, del tempo, della situazione. Nessun fraintendimento. Era praticamente un estraneo, benché sapessi dove abitava, cosa faceva, chi frequentava. Non lo conoscevo intimamente ancora. Non avrebbe forzato le cose, questo era evidente. Sembrava un uomo cortese e reale. Io non stavo cercando nessuno in quel momento, né storie né avventure. Ciò nonostante, non seppi resistere al richiamo di quelle labbra. Mi avvicinai e lo baciai. Fu un segnale, non ebbe bisogno di altro. Allungò le braccia e mi attirò a sé immediatamente, facendo aderire i nostri corpi. Premette forte la bocca sulla mia e io l'aprì, spinta da un desiderio puro e semplice, nato in quell'istante. Scoprì il suo sapore, mi piaceva. Subito mi infilò le mani nei capelli per piegarmi